Ciao! L'altro giorno ero tranquillo in ufficio quando mi hanno chiamato raccontandomi di una pompa di calore che non ha il compressore nell'unità esterna. Allora ho deciso di andare in cantiere e con l'occasione porto pure te. Prima di partire però voglio dirti due cose. La prima, che questa soluzione non è detto che vada bene per casa tua, perché ogni edificio, ogni casa ha bisogno della sua pompa di calore. E questo te lo saprà ben dire l'azienda che ti sta seguendo. Mentre la seconda cosa è che questa pompa di calore ha un enorme vantaggio che non trovi in altre pompe di calore, perché è un concetto completamente diverso. Questo vantaggio non sarà svelato però in questo video e solo le aziende partner con cui collaboro lo conoscono. Perciò dai, adesso partiamo veramente e andiamo in cantiere. Ciao, oggi sono qui a fare un collaudo di una macchina un po' particolare. È sempre una pompa di calore, ma ha un concetto completamente diverso dal solito per funzionare. Infatti è una pompa di calore che non ha il compressore esterno, ma di questo te ne parlerò in questo video. Intanto, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Eccoci qua, allora, come ti dicevo, questa è una parte della pompa di calore, è la macchina esterna, dove troviamo solo il ventilatore e una batteria di scambio, anziché il compressore. Infatti è una macchina estremamente silenziosa, perché non c'è il compressore che fa rumore. Il collegamento tra la macchina esterna e la macchina interna non avviene con tubazioni a gas, quindi non gira gas, ma gira un particolare glicole che arriva dall'Inghilterra, che permette di avere alte rese anche d'inverno, quindi con le basse temperature. Il vantaggio enorme di questa macchina è che non ha gas che gira tra le tubazioni, gas refrigerante, quindi non serve essere un frigorista per installarla, ma soprattutto se ci sono delle perdite di gas, visto quello che costa, non abbiamo grossi esborsi per ripristinarlo. L'installazione poi è molto più semplice perché bastano delle tubazioni in rame o multistrato adeguatamente dimensionate e quindi non comporta delle apparecchiature particolari per l'installazione. È una macchina che ha una batteria molto grande, considera che questa è una 10 kW termici e come vedi ha una superficie di scambio molto ampia per poter fare pochi sbrinamenti d'inverno e avere quindi anche alte rese quando fuori ci sono temperature molto fredde. È ideale nelle zone dove c'è molta umidità, quindi nella zona della pianura padana, dove il freddo si concentra soprattutto tra i 2 e i 7-8 gradi. Quindi abbiamo quel freddo ma molto umido. Adesso ti porto dentro nell'unità interna per mostrarti dove c'è il compressore e tutto il resto dell'impianto. Eccoci allora dentro casa dove c'è la pompa di calore e l'unità interna con all'interno il compressore. Adesso ti aprirò anche la carcassa per vederlo. Poi c'è un bollitore di acqua sanitaria da 200 litri con serpentino maggiorato per poter lavorare con la pompa di calore. E poi un puffer di acqua tecnica invece da 100 litri per poter stoccare l'acqua dell'impianto di riscaldamento sia a pavimento che a radiatori. In questo caso è misto. Come vedi poi ci sono le tubazioni che vanno verso l'esterno, verso l'unità esterna. Sono tubazioni dove all'interno ci gira il glicole particolare, quello che arriva dall'Inghilterra. Come puoi vedere, questo è l'unico modo per poter installare una pompa di calore in questa abitazione perché il sottotetto è veramente basso e i vicini non volevano sentire rumore nell'unità esterna ed ecco quindi allora la soluzione studiata su misura del cliente. Adesso ti apro la carcassa così da vedere anche il cuore della macchina. Adesso che abbiamo tolto il coperchio, questo è il cuore del sistema, qui all'interno c'è il compressore e ci sono poi i circolatori, uno che va a lavorare sulle tubazioni collegate alla batteria esterna e uno che va a lavorare invece nell'impianto dove ci sono un bollitore per l'acqua calda e un puffer per l'acqua tecnica di riscaldamento. Questa abitazione, non te l'ho detto, ma ha due tipi di impianto di riscaldamento, uno a pavimento e uno a radiatori ad alta temperatura. Quindi la macchina poi gestisce le due temperature. Quando chiama quello a 35 gradi, lavorerà a 35 gradi e solo quando i radiatori inizieranno a chiamare, la macchina si setterà sui 50, 55, 60 gradi a seconda delle esigenze. Il vantaggio di questo box è che è estraibile, come vedi ci sono le manopole, quindi in caso di anomalia del compressore o di qualsiasi altro componente del circuito frigorifero, è possibile staccare due viti di questo
box, staccare i quattro manicotti, due spinotti e si estrae completamente il box con tutto il cuore della macchina. Un'operazione che da un centro assistenza avviene nel giro di 10 minuti. Poi in altri 10 minuti si ripristina con un box nuovo, quindi il cliente si ritrova un box completamente nuovo in 10 minuti e viene installato. Un enorme vantaggio questo per l'assistenza, perché non servono frigoristi per staccare il box, ma basta qualsiasi installatore che lavora in maniera professionale. Il box è disponibile nel centro assistenza, quindi molto veloce e rapido. Non ci sono lunghe attese come avvengono con grossi marchi, anche di quelli più rinomati, dove ti mettono in coda e puoi aspettare una settimana, 10 giorni, 15 giorni per avere il componente particolare, e quindi intanto tu rimani al freddo. E questo sistema non va a sostituire le tradizionali pompe di calore, ma trova applicazioni particolari in alcune esigenze. Un altro enorme vantaggio di questa macchina è che il gas refrigerante è contenuto solo qui dentro, e essendo un circuito molto piccolo, la quantità di gas refrigerante è veramente bassa. Ci sono 2,5 kg di gas refrigerante, e questo è molto importante anche per l'ambiente, in caso di perdita, e quindi per l'inquinamento dell'ambiente. Bene, con questo ti saluto e ti do appuntamento al mio prossimo video. Se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima i miei prossimi video. E se hai domande specifiche per il tuo caso, allora scrivile nei commenti qui sotto.